Adriano Serafini del Tempo, sembra propenso a partire con la difesa a tre, Spalletti contro il Torino. Un altro esperimento, ci crede, insomma, ci ha lavorato tutta la settimana. Beh, ci ha lavorato tutta la settimana, quindi probabilmente ci ha pensato e ci sta pensando seriamente perché pensa che con questa squadra forse il modulo migliore sia proprio la difesa a tre. È chiaro che era uno schema non semplicissimo da preparare in così poco tempo, abbiamo visto qualche prova, un po' di confusione nella prima contro il Verona, ma credo che sia una cosa abbastanza normale. Adesso ho avuto una settimana di tempo in più per provarci, l'ha detto, mi sembra che sia stato molto sincero oggi Spalletti in conferenza stampa. Il fatto che Rudiger stia bene è sicuramente una condizione in più che ti permette di provare questo schema e probabilmente lo vedremo già domani, non so se proprio dal primo minuto. Lui è uno che cambia molto anche in corsa, anche in base al risultato, alle disponibilità che ha a disposizione, ma ho la sensazione che domani la Roma, almeno in una parte della partita, giocherà con la difesa a 3. Per quanto riguarda Nainggolan, è un discorso un po' complicato perché levarlo dalla difesa dove ha fatto sempre bene e metterlo un po' più avanti è un po' azzardato, però ha fatto la sua bella impressione, un Nainggolan davanti, però abbiamo visto che a Roma-Verona la difesa, il centrocampo era distanziato appunto dall'attacco di 20-25 metri, si vedeva palesemente in campo. Lui parla sempre di movimenti di tutta la squadra, quindi se il centrocampo si muove in una maniera è perché deve essere supportato sia dall'attacco che dalla difesa. Nell'esperimento di vedere Nainggolan in questo ruolo da trequartista, con più campo a disposizione, la possibilità di inserirsi, non credo neanche che sia stato un caso che abbia messo a segno appunto col Verona al primo gol di stagione. È un esperimento che non mi è dispiaciuto, anche perché gli ultimi 2 mesi sia di Nainggolan che di Pjanic sono stati pressappoco uguali a quello che abbiamo visto rispetto all'ultima prestazione. Quindi se lui è convinto di questa idea, è convinto che Pjanic sia un portatore di palla, sia uno che possa impostare l'azione, che dia anche maggiori garanzie a De Rossi, che non a caso ha fatto un'ottima partita contro il Verona, soprattutto nel primo tempo, è giusto che ci provi, è giusto che continui a credere nella sua idea. Non so se domani verrà riproposto anche contro la Juventus, ma se lui è convinto fa bene andando avanti con questo atteggiamento, con questa proposta. Un tuo pronostico, ma non di risultato, soprattutto se la Roma, se la può giocare con Spalletti a Torino. La Roma se la può giocare con tutti, secondo me, con la rosa che ha a disposizione. Poi è chiaro che questa Roma, se ti manca sempre qualcosa a livello mentale, come ha già dimostrato e come probabilmente abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, ha difficoltà con tutti, e questo è il paradosso di questa squadra, perché è una rosa, credo, che possa ambire a delle posizioni classifiche molto più importanti. Sarà veramente molto complicato domani cercare di fare risultato a Torino. Spero che almeno ci sia una crescita sostanziale di quello che non abbiamo visto negli ultimi tempi, soprattutto con Garcia. Grazie Adriano Serafini del Tempo. A voi.